Promessa mantenuta dal sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina ha annunciato ufficialmente la realizzazione dei lavori del dragaggio di emergenza utili alla sistemazione dei fondali. Nel primo intervento, che verrà eseguito lunedì prossimo, verranno rimossi 2.000 metri cubi di fanghi per rendere più sicura l'imboccatura. Lo dico con orgoglio. Avevamo dato delle indicazioni, abbiamo realizzato un progetto di interventi per portare una soluzione strutturale al porto di Fano. Avevamo annunciato che entro il 20 maggio avremmo fatto un primo piccolo dragaggio. So benissimo che, non è, che è un piccolo dragaggio, ma consentirà di navigare in sicurezza e di utilizzare il porto per quello che riguarda i pescatori e per quello che riguarda il porto turistico. E lo faremo lunedì 18, quindi abbiamo mantenuto l'impegno, come stiamo mantenendo l'impegno su altri settori, a cominciare dalla difesa della costa. Ma sappiamo benissimo che questo verrà seguito da un altro dragaggio importante a fine estate, dove i fanghi verranno sversati in mare. E nello stesso tempo continuiamo il lavoro per quello che riguarda la cassa di colmata. Il primo cittadino nel ricordare la cifra di 760.000 euro assegnati dalla Regione sui 2 milioni disponibili per i dragaggi ha ringraziato gli assessori Paola Giorgi e Pietro Marcolini per essersi adoperati affinché venissero riservate in assestamento di bilancio risorse sufficienti a garantire i lavori nei 6 porti marchigiani. Chi pensava che questa amministrazione non era in grado di portare a termine dei risultati, questa è la migliore risposta. So benissimo che non è quella definitiva, che richiederà altri sforzi e richiederà anche di trovare altre risorse per completare tutto il percorso del porto, ma questo è un buon risultato e di cui rivendico la paternità.